Il popolino italiano dice tante cose, dice di essere stanco del fatto che qua sia tutto una merda, che le cose non funzionano, che i ricchi sono sempre più ricchi e chi se la prende in culo sono loro, che i politici sono tutti ladri e bla 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 bla. Il popolino parla, ma non fa mai un cazzo. Bla bla bla. Dite di essere tutti stanchi di un sistema in cui dipende dal cognome se chi sbaglia sconterà la pena. La colpa è sempre loro, ma rimpiangete i tempi in cui barattavate un pollo con un posto di lavoro. Cieco e ignorante il vostro egoismo, sapete che l'attuale situazione è figlia del clientelismo. Politici tutta una casta di ladri mafiosi da stigmatizzare, ma quando vi chiedo che cosa fareste al governo voi vi rispondete rubare. Sto popolo fascio bigotto intellettualmente un porcile, il coro grunisce sul parlamentare però nella vita è parimenti vile. Blattere sputa sentenze con tanta bile, l'Italia è una repubblica fondata sullo scaricabarile. Si offendono se all'estero ci chiamano mafiosi, ma vivono nell'ombra a testa bassa ed omertosi. E quando poi denuncerai tranquillo che ti additeranno, insulteranno il delinquente, lo difenderanno. A parte se immigrato, la chiedono la gogna, gridano tornate a casa vostra, vergogna, venite in Italia a delinquere. Ma se delinque uno di loro dicono così te ne devi convincere. Un immigrato stupra e diventano animali, si scaldano che gli taglierebbero i genitali. Ma c'è un'incoerenza malsana quando lo stupratore è un italiano, per tutti è la donna che è puttana. Italiano chiacchierone, ostenti indignazione e delusione, ma dov'è la rivoluzione? Sei poi tu sei il primo coglione che alla prima intimidazione china il capo dinanzi al padrone. Odi la mafia ma sei il primo mafioso, il primo pedo turista, un pervertito schifoso. Italiano chiacchierone, ma dimmi quale indignazione e delusione, e soprattutto ma quale rivoluzione? Hanno votato per 50 anni la DC, poi ci han vomitato merda sopra in Tangentopoli. Con Di Pietro eroe della legalità lo dici tu, lui faceva come chiesa coi soldi dell'IDV. Nel 94 poi AN Lega ed FI, che han salvato Cosa Nostra, Silvio ed i suoi sporchi comodi. Pensavo non potesse andare peggio, ignaro dell'avvento di squadristi a 5 stelle e Casaleggio. Della Meloni, di Salvini, Renzi, Angelo, Alfano, che sembrano raccattati alla fiera del caso umano. Trovo sia endemico di sto popolo poco scaltro, smette di votare un buffone e ne vota un altro. Hanno represso il dissenso senza violenza né cavilli, mettendolo nelle bocche degli imbecilli. Così su ogni questione in ballo fra l'andazzo deleterio sarà tipo da stadio senza un dibattito serio. È così facile incolpare gli eventi, considerarsene parte passiva e dirsi impotenti, perché è questo che vogliono, così vi stanno soggiogando. Mentre vi inculano manco vi state ribellando. Se vogliamo un cambiamento glielo dobbiamo strappare, con i libri, con l'unione, con le bombe, con la fame di chi non spera nel futuro perché sa che è finto, ma di chi il futuro lo pretende perché sa che è suo diritto. Il popolo italiano non lo capirà finché non lo priveranno anche del cibo sulla tavola, ma allora sarà troppo tardi per ribellarsi, sarà fascismo un'altra volta e là non servirà incazzarsi. Questo il popolo italiano non lo capirà finché non lo priveranno anche del cibo sulla tavola. Siamo ancora in tempo ma serve che lo capiate, siete voi stessi il sistema che odiate. Italiano chiacchierone, ostenti indignazione e delusione, ma dov'è la rivoluzione? Sei poi tu sei il primo coglione che alla prima intimidazione china il capo dinanzi al padrone. Odi la mafia ma sei il primo mafioso, il primo pedo turista, un pervertito schifoso. Italiano chiacchierone, ma dimmi quale indignazione e delusione, e soprattutto ma quale rivoluzione? Il popolo italiano non lo capirà finché non lo priveranno anche del cibo sulla tavola, ma allora sarà troppo tardi per ribellarsi, sarà fascismo un'altra volta e là non servirà incazzarsi. Questo il popolo italiano non lo capirà finché non lo priveranno anche del cibo sulla tavola. Siamo ancora in tempo ma serve che lo capiate, siete voi stessi il sistema che odiate. Il popolo italiano non lo capirà finché non lo priveranno anche del cibo sulla tavola, ma allora sarà troppo tardi per ribellarsi, sarà fascismo un'altra volta e là non servirà incazzarsi. Questo il popolo italiano non lo capirà finché non lo priveranno anche del cibo sulla tavola. Siamo ancora in tempo ma serve che lo capiate, siete voi stessi il sistema che odiate. Ve l'ho ripetuto 469 volte nel caso in cui non vi fosse chiaro, se in Italia non cambia niente la colpa non è del sistema ma di chi non fa un cazzo per cambiarlo. Questa è la mia lettera aperta per l'italiano chiacchierone. Vuoi la rivoluzione? Parti da te stesso e migliorati, poi organizziamoci e facciamola. Drone, no spike G per la rivoluzione. Ciao a pugno chiuso.